0-0 al termine dell'andata degli ottavi di finale del pool Scudetto Juniores. Siamo con il tecnico biancoviola Antonio Benini. Mister, uno 0-0 che lascia naturalmente tutto aperto in vista del match di ritorno di sabato al Desideri. Peccato per qualche occasione che poteva essere sfruttata meglio. Sì, diciamo di sì, il primo tempo è stata una partita alla pari, forse un pochettino meglio loro con palla a terra. Secondo tempo comunque siamo usciti, abbiamo dettato di più il gioco, abbiamo avuto due occasioni finali, non le abbiamo sfruttate, loro hanno tirato il primo tempo, penso su qualche sbaglio nostro e non hanno segnato, comunque non è che si sono resi mai pericolosi, eh. È stata una partita comunque, credo alla pari comunque. Sia noi che la Lupa Roma. L'unico dispiacere è che siamo due squadre del Lazio e una delle due sabato, no? Dovrà lasciare comunque il cammino per poi andare avanti. E adesso il return match di sabato al Desideri sicuramente sarà una battaglia. Sinceramente sì, noi comunque saremo pronti per dare battaglia, cercheremo di trovare le giuste soluzioni per cercare di passare il turno. Cosa è mancato secondo lei, mister, quest'oggi? Ti ripeto, forse è una partita troppo sentita, comunque siamo due squadre qua vicino e ci teniamo tutti e due a passare il turno, quindi forse a livello psicologico, stress, c'è chi sente di più, chi un po' di meno, quindi è stato quello. Forse se entravamo meno contratti e giocavamo come abbiamo fatto il secondo anche il primo, forse qualcosa in più era venuto fuori. Esatto, sicuramente la tensione, Esatto. la posta in gioco, perché comunque c'è un quarto di finale scudetto e ha pregiudicato un po' l'iniziativa di alcuni ragazzi, però abbiamo visto che fino alla fine hanno cercato di trovare quel gol e per un pizzico di sfortuna e anche di bravura del portiere della Lupa Roma Bolletta non è arrivato. Sì, esatto. Le occasioni abbiamo avute, sì, mancavano 5 minuti alla fine o l'arbitro aveva dato il recupero, mi sembra, quindi con Palazzini e poi sulla ribattuta non so chi sia stato in quel momento che da lì non si vedeva. Abbiamo avuto quelle di occasioni, comunque è stata una partita comunque orchestrata in mezzo al campo. Nel secondo tempo ho cambiato un attimino, mi sono messo a tre anch'io come stavano loro, quindi a livello tattico credo che siamo saliti meglio il secondo tempo che il primo comunque. Mister, allora in bocca al lupo per la sfida di sabato e speriamo insomma di volare verso i quarti con grande. Crepi e ce la metteremo tutta per passare il turno, tutta quanta. D'accordo, mister, grazie della cortesia. Buonasera, Riccardo.